singolarmente nessuno conta niente, se li metti insieme diventa una forza. Questa è la cosa dell'UPA. La giunta che avevo l'onore di presiedere è stata quella di fare un passaggio storico e di portare le 750 aziende associate nel 99, perché il 99 fu l'anno della svolta, da Confcommercio a Confindustria, perché in allora si riteneva che fosse più aderente l'iscrizione a Confindustria e rappresentasse meglio le esigenze degli associati. C'è bisogno di stare insieme, c'è bisogno di fare gruppo, c'è bisogno di farsi sentire, di essere. Rivendico, credo, la crescita di tutto un gruppo che oggi è ancora coeso, ancora compatto. Nell'ultima fase del mio mandato è entrato Carlo Scrivano, che ha dato un assetto completamente diverso alla segreteria. Un periodo che ha visto un cambiamento all'interno dell'UPA, perché sono cambiate le priorità, sono cambiate gli obiettivi, un periodo di crescita comunque sindacale importante. Ci siamo presentati a Savona come una realtà viva, una realtà che contribuisce a rendere loro felici, perché quando si siedono a tavola noi li coccoliamo e al tempo stesso far sentire una vitalità imprenditoriale di Savona all'altezza della situazione. Ecco. Al più presto ci sarà un tavolo con le associazioni, i sindaci, tutti quelli, il mondo del turismo. Però lasciatemi dire questo, l'UPA, l'Unione Provinciale Albergatori, nasce a novembre del 1968 e credo che sia il sindacato che ha fatto la storia del turismo in questa provincia. Sempre molto attento alle esigenze sindacali e a rappresentare le proprie aziende e sempre pronto a fare quei cambiamenti nel tempo che potevano esprimere al meglio questo. Nel 1968 nasce l'UPA, fondata dagli storici albergatori, il papà di Giancarlo Quadrelli, Gran Hotel Diana di Alassio, Ponziglione, Hotel Moderno di Loano, Carlo Buccelli di Celle, Buccitti di Varazze e molti altri. 31 anni dopo, nel 1999, l'Unione Provinciale Albergatori passa in Confindustria e dopo 20 anni la nuova giunta, la nuova presidenza, gli associati hanno pensato che fosse il momento di modificare lo statuto nuovamente e di diventare da Unione Provinciale Albergatori, rappresentata dai presidenti di ogni singola località, a un'associazione rappresentata da ogni singolo albergo.